Siamo con Igor Bertone, vicepresidente della Monregale Calcio. E oggi conferenza stampa di presentazione programmatica della nuova stagione. Ci vuole dire in breve quali saranno le novità? Sicuramente le novità che verranno presentate oggi durante la conferenza stampa sono principalmente sul discorso del settore giovanile. Ci saranno importanti novità di collaborazioni per il settore giovanile, sempre incentrato sui giovani. Ci sono importanti novità per quello che riguarda la collaborazione con delle associazioni della zona, e poi verrà meglio spiegato dagli addetti ai lavori durante la conferenza stampa. Una società che continua a puntare molto sui giovani, l'abbiamo visto già in questi primi anni di attività. Sì, la Monregale è una società nata nuova da una fusione di altre società. Fin da subito l'obiettivo è stato quello di lavorare moltissimo sui giovani. Quest'anno finalmente abbiamo raccolto i frutti del duro lavoro di questi 2 anni e degli addetti ai lavori. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di 3 squadre regionali per il prossimo anno, quindi un obiettivo al di sopra delle nostre aspettative. La strada è lunga, ma vogliamo lavorare sui giovani, crediamo nei giovani e il futuro della Monregale saranno sicuramente i giovani che arrivano dal nostro vivaio. Prima squadra quest'anno ha conquistato una salvezza tranquilla in prima categoria e quali possono essere i programmi sia per quanto riguarda la prima squadra che per il settore giovanile anche a lungo termine? Ma sicuramente la prima squadra, come obiettivo iniziale della società, è stato quello di portare tantissimi giovani in prima squadra. Negli anni c'è l'ambizione di portare la Monregale a livelli decisamente più alti di quelli in cui siamo. Non vogliamo correre perché sicuramente abbiamo fatto un percorso, abbiamo dovuto imparare a camminare, per correre ci sarà tempo e per portare la Monregale in alto ci saranno sicuramente gli anni a venire con importanti novità. Grazie. Grazie a lei.